Luca Calvani contro Lorenzo al Grande Fratello, dopo la lite in diretta, svela il gioco di spolverato nella casa. Lite di fuoco nella casa del Grande Fratello 2024 tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato che, dopo essersi scontrati in diretta durante il collegamento con Alfonso Signorini, svelano strategie nel post puntata. Mentre Lorenzo si sfoga in giardino con Luca Giglioli e Javier Martinez con quest'ultimo che gli consiglia di chiarire la situazione con Luca, l'attore, in camera da letto, tira fuori la causa del proprio malessere nei confronti di Spolverato con Clarissa Bart. Luca racconta di aver preso sotto la propria ala protettrice Lorenzo sin dal primo giorno avendo capito quale sia il suo obiettivo finale. Io lo so quello che lui vuole tirare fuori dal programma e cerco di aiutarlo, spiega Luca alla Bart a cui, poi, svela la strategia di gioco del coinquilino. Luca Calvani, una furia al Grande Fratello. Così smaschera Lorenzo. Dopo una sola settimana di permanenza nella casa del Grande Fratello, emergono le prime strategie scatenando liti furiose come quella accaduta in diretta tra Luca e Lorenzo. Calvani, nominato da Spolverato, non ci sta e punta il dito contro il 27enne milanese raccontando a Clarissa Bart l'accordo fatto prima di entrare nella sala per le nomination. Le cose che fa le percepisco come sopra le righe, come attoriali e credo che debba smettere di fare questa cosa, sia per il fuori se vuole fare questo mestiere che nel reality, gliel'ho detto paro paro, le parole di Luca. Poi fa il discorso buonista, poi mi nomina. Io gli ho detto nominami, lui mi ha detto no. Lui è più forte nel reality di Giulia, io ho nominato questa ragazza per difendere lui. Sbotta Luca non avendo alcuna intenzione di chiarire la situazione con Lorenzo. Oggi ho imparato qualcosa, ma per impararlo devo metabolizzare. Ci devo restare male, dice ancora l'attore che non nasconde la delusione provata di fronte all'atteggiamento di Lorenzo. Stanotte ci starò male tanto. Starò male per come ho reagito. Quando siamo usciti da quella stanza e lui voleva parlarmi. Gli ho detto no perché ha fatto una carognata e vuole anche liberarsi la coscienza perché sta male come sto male io. Questa cosa mi ha spezzato il cuore, conclude un amareggiato Luca che trova in Clarissa una valida confidente mentre Jessica Morlacchi non nasconde il proprio risentimento nei confronti di Giulia dopo lo scontro in puntata.